Al Via al Teatro Lauro Rossi l'attesa storica rassegna Macerata Jazz, che si conferma tra le più prestigiose della regione, presentando un cartellone di grande qualità e rilievo internazionale. Una rassegna voluta dal comune di Macerata e organizzata da Musicando Jazz, membro del Marche Jazz Network, in collaborazione con la Regione Marche, che vede come main sponsor la banca della provincia di Macerata. La programmazione è composta da 7 appuntamenti da dicembre ad aprile 2013. La rassegna è dedicata quest'anno alla tromba, la prima data è il 15 dicembre con Paolo Fresu, in duo con Daniele Di Bonaventura, il bandoneonista marchigiano di Fermo, e poi proseguiamo con gli altri grandissimi trombettisti, che sono appunto Fabrizio Bosso, che è ospite consueto della rassegna maceratese, Marco Tamburini, Alex Sipiagin, altro trombettista ru russo straordinario, e Jeremy Pelt, la nuova star del jazz di New York. Avremo la Colors Jazz Orchestra che chiude la rassegna, che avrà ospite la cantante brasiliana, cantante italiana, ma con un repertorio brasiliano che è Barbara Casini, e ospiti ancora saranno appunto artisti maceratesi come Filippo Gallo, che presenterà il suo disco uscito da pochissimo, che vedrà ospite appunto Marco Tamburini. Ai tradizionali concerti del Teatro Lauro Rossi delle ore 21 e 15 faranno da cornice gli appuntamenti Il Gusto del Jazz, nello storico locale Il Pozzo, tempio del jazz degli anni 80, dove dalle ore 19 e dopo il concerto in teatro verranno presentati i vini del Consorzio Colli Maceratesi DOC, abbinati alle specialità della cucina maceratese e ai progetti musicali dei giovani artisti marchigiani. Fa particolarmente piacere presentare questo che è l'appuntamento che chiude un po' tutte le presentazioni delle stagioni al Lauro Rossi e poi in onore anche della tradizione del Pozzo, il locale che al jazz ha legato il suo nome anche nei decenni passati. Quest'anno si fa un appuntamento prima dello spettacolo, prima del teatro, con il felice abbinamento tra il jazz e il vino e soprattutto le tipicità anche enologiche della nostra provincia e della nostra regione. È un modo anche interessante per ampliare sempre di più il pubblico degli appassionati e accompagnarli poi piacevolmente a teatro per godere di uno spettacolo sicuramente di alta qualità e coinvolgente. Sabato 23 febbraio sarà poi la volta del chitarrista maceratese Filippo Gallo, che presenterà il suo primo lavoro discografico da leader, September Waiting, prodotto da Notami. Ospite d'eccezione, il trombettista Marco Tamburini. La cosa importante, diciamo, del concerto che farò il 23 al Teatro Lauro Rossi è il fatto che io sono comunque di Macerata, quindi la realtà di un musicista maceratese che ha un disco a suo nome prodotto da un'etichetta è una cosa molto importante. Quindi appoggiandomi a Musicando, che organizza questi concerti molto belli, queste edizioni molto belle, come vediamo dal cartellone, insomma, ci sono musicisti incredibili, e quindi mi faceva molto piacere presentarlo a Macerata questo progetto, anche perché l'etichetta comunque che produce il disco è un'etichetta marchigiana, quindi diciamo che tutto fatto qui, per me questa è una cosa molto importante, che si realizzi qui e che ci sia della pubblicità qui per questa cosa. Il secondo appuntamento, con ingresso gratuito, vede protagonisti la cantante americana Sherrita Duran e il suo gospel ensemble, nel tradizionale concerto gospel di Macerata, offerto dalla banca della provincia di Macerata. Diciamo che la banca ha sempre voluto sostenere il territorio in modo forte e deciso e anche dando appunto un sostegno concreto e tangibile a questa associazione che sta sicuramente lavorando molto bene, con grande passione, con grande entusiasmo. All'interno del programma appunto della rassegna jazz, ovviamente ci inseriamo perfettamente, poiché la banca ormai da 2 anni, quindi possiamo dire sta cominciando una tradizione, offre un concerto gospel a tutta la cittadinanza di Macerata, ovviamente della provincia di Macerata. L'anno scorso è stato un grosso successo, quindi quest'anno ci siamo ripetuti, abbiamo chiamato un'artista, Sherrita Duran, di grosso spessore internazionale. E il concerto si svolgerà il 21 dicembre alle 21 al Teatro Lauro Rossi e l'ingresso è gratuito per chiunque.